Buongiorno, ben trovati anche da me. Questo è l'orario in cui apre lo studio medico di Mattina 9. Oggi abbiamo una ospite veramente gradita, la dottoressa Maria Giuliano, pediatra, gradita due volte, perché ci spiegherà delle cose che a noi genitori spaventano tanto e perché lei spiega queste cose anche ad altri pediatri, perché ha naturalmente fatto un percorso, un cammino di approfondimento. Noi oggi parliamo dei tumori infantili. Come prevenirli, come individuarli, come prevenirli, come curarli e dove indirizzare i genitori e i bambini quando la malattia, diciamo, è riconoscibile, riconosciuta. Dottoressa Giuliano, buongiorno. Buongiorno. I tumori dell'infanzia, una parola che non si vorrebbe usare e basta. Accoppiata all'età adulta è terribile, accoppiata alla parola bambino è raggelante. Ok. Prima di tutto bisogna dire che i tumori pediatrici sono sicuramente però una rarità all'interno delle patologie dell'infanzia. Infatti si calcola che ogni pediatra debba avere in tutto il suo percorso professionale due bambini affetti da tumore. Chiaramente è una statistica molto certo, banale, però in realtà è così. È attendibile, e risolleva anche un poco. Sì, cominciamo col dire che è una patologia rara. Però nonostante sia una patologia rara, purtroppo ancora oggi è la seconda causa di morte dopo gli incidenti in età pediatrica. Ma si sono fatti, voglio subito rassicurare le mamme, perché si sono fatti dei grossissimi passi avanti nell'ultimo ventennio, e tanto che si è raggiunto in tutte le forme di tumori circa l'80% di guarigione. Quindi anche se alcune patologie come le leucemie si è raggiunto addirittura il 95%. E quindi possiamo dire che complessivamente abbiamo il 70% di possibilità di guarigione. Vogliamo ricordare l'età pediatrica qual è, per chi lo avesse allora, dimenticato? L'età pediatrica è da 0 a 14 anni. L'OMS considera l'età pediatrica da 0 a 18 anni, però lo Stato italiano non si è ancora adeguato a questo tipo di percorso. E dicevamo, quindi, c'è questa percentuale, ci sono delle forme particolari di tumori che aggrediscono i bambini? Della leucemia abbiamo detto, ce ne sono anche altre? Sì, ci sono due, più frequenti sono la leucemia, tutte le forme di leucemia, e per quanto riguarda i tumori solidi invece quelli più frequenti sono i tumori del sistema nervoso centrale, che colpiscono in una percentuale abbastanza elevata, e poi a seguire tutti gli altri come i linfomi, i tumori ossei, i tumori renali, eccetera. Ecco, per gli adulti si cerca di dare una spiegazione relativamente alle abitudini alimentari, al luogo dove si vive, ai viaggi che si è fatto, ma un bambino piccolo non ha fatto ancora niente, perché si ammala di tumore? Perché oggi innanzitutto il tumore ha una possibilità multifattoriale, quindi proprio per questo è molto difficile individuare una causa-effetto. Quindi si parla di, molto, molto spesso si parla anche di problematiche genetiche, non perché sia ereditario, ma perché ci sono delle, per vari motivi dovuti all'ambiente, dovuti all'alimentazione, dovuti ad altri fattori, che possono modificare l'assetto genetico e quindi dare alla cellula, impazzisce questa cellula e quindi si produce in maniera incondizionata. Quindi questa multifattorialità, questo insieme di cause, possono portare ad una diagnosi estrema. Questa diagnosi in primis spetta al pediatra. Esatto. Il pediatra di famiglia, cioè quindi il pediatra territoriale, ha una grossa responsabilità, perché se noi individuiamo in maniera precoce i sintomi e quindi facciamo una diagnosi precoce, abbiamo ovviamente più possibilità di curarlo, ha più possibilità anche di guarirlo. Quindi al pediatra di famiglia è un appello che chiaramente rivolgo, e lo sanno benissimo i colleghi perché facciamo continuamente anche corsi di aggiornamento. Bisogna saper riconoscere in maniera tempestiva i sintomi che possono portare ad un sospetto di diagnosi oncologica. Ecco, io credo, mi corregga se sbaglio naturalmente, che non è che i pediatri adesso devono mettersi a cercare i tumori in ogni bambino, no. Però ci sono dei segnali importanti che non vanno sottovalutati e credo ci siano anche degli equivoci.
sì. si possono prendere. Sì. Anzi, che bello aver preso un sì. equivoco. Certo. Guardi, signora, mi sono sbagliato, suo figlio non ha nulla. Lei capisce bene che in un periodo specialmente influenzale, nel quale, durante il quale noi abbiamo gli ambulatori affollatissimi e ci sono dei sintomi che sono sintomi che possono essere dei sintomi di allarme per quanto riguarda una patologia tumorale, ma sono dei sintomi aspecifici come il dolore, come la febbre, come l'astenia, che possono comunque essere presenti in una situazione anche di virale, banale, e invece magari possono sottintendere anche un problema tumorale. Quindi ecco perché il pediatra di famiglia, che vede moltissimi bambini in ambulatorio e con tutti sintomi simili, deve avere la capacità e l'acume, diciamo, per poter anche riconoscere una patologia banale da una patologia un po' più seria. Ecco, quando si tratta di un bambino che interagisce o di un preadolescente a cui si possono fare delle domande e questo dà delle risposte attendibili, forse il suo lavoro è in qualche modo agevolato. Ma quando si tratta di bambini piccoli che non sanno spiegare dove gli fa male, perché, quanto, che tipo, in che orari arriva sto dolore, se è di notte, eccetera, eccetera, il pediatra deve veramente lavorare sulla sua sensibilità e professionalità, no? L'intuito tante volte aiuta in questo. Certamente l'esperienza è importante, perché l'esperienza ti porta anche a valutare dei sintomi che possono essere banali da dei sintomi più importanti. Però io quello che dico è una cosa importante: credere alle mamme. Cioè le mamme sono le prime persone, anche se a volte noi abbiamo il pediatra è anche contornato da mamme che sono molto ansiose, che per un piccolo, per un segno banale vanno in ansia e quindi chiedono l'intervento del medico più volte, più spesso in una settimana, in un mese, eccetera. Bisogna fare sempre molta attenzione alla mamma, perché la mamma vive con il bambino e intuisce in maniera molto più veloce rispetto al sanitario di quali possono essere i segni che hanno modificato l'assetto del bambino. Ecco, dottoressa, lei ci ha portato delle slide, io pregherei la regia di prepararle. Intanto però volevo approfittare della sua presenza qui, perché lo faccio sempre. Io non ho un mio convincimento, non sono nessuno, però mi fido dei medici. E se i medici fanno i vaccini ai bambini, ci deve essere un buon motivo. Certo. Esistono delle follie che girano su internet, che girano talvolta, c'è un passaparola terrificante. Insomma, a mio figlio è venuto questo a causa del vaccino. Non vorrei che nascesse poi un collegamento assurdo e impossibile tra vaccino e tumore. Vogliamo dire che non c'è questo collegamento, e perché è importante vaccinare? Guardi, sulle vaccinazioni hanno detto di tutto di più. Fortunatamente il tema vaccinazioni tumori non è stato mai affiancato. Diciamo che è stato affiancato la vaccinazione all'autismo e ad altri tipi di patologie, ma io questo ci tengo a ribadirlo, che non è assolutamente vero. E quindi è non stato, è vero quello e non è vero questo. Quest'altro. Esatto, esatto. Che questo è fondamentale, e invitiamo le persone a far fare vaccini con fiducia, certo, ai bambini. Certo, perché purtroppo oggi noi viviamo in un'era di benessere e spesso dimentichiamo quello che c'è stato prima, e dimentichiamo anche alcune parti del mondo che ancora soffrono di malattie infettive. Si muore ancora oggi di morbillo, si muore ancora oggi di altri tipi di malattie che possono essere debellate con la vaccinazione. Debellate, che è una parola importantissima, esatto. È un successo della medicina, è un successo dell'uomo. Certo. Possiamo con un vaccino debellare la malattia, perché convincerci che non è possibile? Cioè, infatti. La ringrazio di questo tema, perché questo è un tema molto sentito. Facciamo divulgazione scientifica, ma io non la faccio io. Io chiamo degli esperti che ci danno le nozioni. Allora, possiamo vedere anche la prima slide. Vabbè, questo è quello che dicevo sì. poc'anzi, no? Che l'onere, il pediatra di famiglia proprio pone il sospetto, quindi all'onere della precocità della diagnosi. Quindi è una grande responsabilità. Poi possiamo andare avanti con le slide. E praticamente una volta che il pediatra ha
fatto una diagnosi o ha posto un sospetto di diagnosi deve saper gestire i problemi che il bambino oncologico pone, e quindi che sono innumerevoli, partono da quelli clinici, da quelli assistenziali, da quelli anche proprio della malattia stessa, ma una cosa importante anche sono quelli emozionali, perché ricordiamoci bene che se un bambino si ammala tutta la famiglia, ed è una cosa fondamentale questo da tenere presente. Si ammala la mamma, si ammala il papà e si ammalano anche i nonni che ruotano e i fratellini anche soprattutto. Anche se ci sono fratellini. Sì. È importante. Ricordo che in un episodio non grave in cui è stato ricoverato uno dei due miei figli e noi dovevamo portarci l'altro con noi. Certo. E frequentava l'ospedale anche lui e faceva delle domande. Certo. E voleva delle spiegazioni, interagiva con gli infermieri, con i dottori. Voglio dire, non gli abbiamo nascosto niente, ma è impossibile nascondere. Infatti. Immagino i bambini oncologici, si dice così, no? Sì. Sono anche bambini di lunga degenza, no? Esatto. In ospedale, periodicamente ritornano. In quel caso bisogna veramente insomma, accettare la realtà che ti dai pugni, ma alla fine... Certo, proprio per questo io credo che sia importante e fondamentale in questi bambini che sono poi affetti da patologie, definiamole croniche, perché non croniche vero e proprio, perché ci sono alcune malattie genetiche che rimangono croniche, cioè rimangono per tutta la vita. Nella sfortuna il bambino oncologico che ce la fa, e sono molti quelli che ce la fanno, 8 su 10, sono poi guariti. Non è che portano con sé la malattia. E quindi è importante che la guarigione non sia soltanto clinica, ma sia anche una guarigione psicologica. In questo è importante proprio essere, creare rete e fare un connubio tra la pediatria del territorio e il centro di terzo livello. Dottoressa, lei ha nominato la leucemia, sì, che è una forma tumorale del midollo spinale. Mi corregga sempre se dico castroneria. Viene detta, ecco, proprio in maniera divulgativa, una malattia del sangue. Del sangue, sì. Che è prodotto dal midollo. Sì. Ora, la leucemia, io ho un ricordo personale, ma penso in tutte le famiglie ce ne sarà uno. Negli anni Ottanta erano rari i casi di guarigione o di prolungamento della vita ed erano molto frequenti i casi di mortalità. In poco tempo però, già negli anni 90 fino ad arrivare proprio al 2000, i progressi sono stati impressionanti. Le persone che io ho conosciuto successivamente alla morte di una persona cara poi mi hanno detto: no, ma io sto bene, mi hanno detto che sono guarito. Ho visto questi ragazzi adolescenti crescere, diventare uomini, sposarsi. Quindi si guarisce. E ci tengo a dire che si guarisce, che non una volta si utilizzava il termine lungo sopravviventi, che è un termine che adesso ormai è in disuso, ecco. Ma si utilizza il termine guarigione. Anzi, le dirò di più, che l'AIOP, che è l'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, io ho questa sensibilità per questo argomento perché ho lavorato per circa 30 anni alla SUN, cioè alla Seconda Università di Napoli in Oncologia Pediatrica. Poi vabbè, adesso poi ho fatto il percorso di stare sul territorio. E questo l'AIOP proprio ha un registro tumori dei fuori terapia. Questo perché? Per definire anche tutti gli aspetti che possono incorrere anche in un bambino che ha fatto, quando era in età pediatrica, ha fatto dei chemioterapici, delle cose, per vedere se ci sono anche degli effetti a distanza. Io ricordo anche le terapie erano molto molto aggressive, devastanti. Oggi so che le terapie sono mirate, l'uso dei citostatici si è notevolmente ridotto, non ci sono più quelle conseguenze come vomiti, collassi, perché ho visto di tutto negli ospedali. Oggi è tutto più soft, mi lasci passare questo termine, anche per incoraggiare qualcuno che magari comincia il percorso. Diciamo che è più soft perché si sono migliorate molto, molto anche le terapie di supporto. E per terapia di supporto noi intendiamo anche l'antiemetica, la terapia antiemetica, mentre prima veramente i bambini vomitavano moltissimo, ma non solo i bambini, anche gli adulti. Adesso ci sono dei farmaci che aiutano molto da questo punto di vista. E così anche per le varie infezioni, cioè gli antibiotici sono migliorati, tutte le terapie coadiuvanti sono migliorate, quindi sicuramente è un aspetto positivo. Ma una cosa importante che ci terrei a dire è che adesso la terapia è quasi
si tende a fare una terapia personalizzata. Mi spiego. Mentre prima si faceva un protocollo, che era un protocollo per la leucemia unico, adesso si suddividono i rischi, quindi un bambino che ha un basso rischio, ha una leucemia a basso rischio, ovviamente non prenderà più il carico terapeutico che prendeva prima, ma prenderà un carico terapeutico molto più leggero rispetto ad un bambino che ha un rischio più elevato di patologia. Io approfitterei ancora di lei, perché ricordo che negli anni 80-90 erano frequenti i viaggi della speranza. Si andava in Francia, si andava vicino Parigi, c'era questo ospedale che si diceva all'avanguardia, poi si andava lì e si scopriva che la terapia era la stessa identica che si faceva a Napoli, in un qualsiasi ospedale e in Italia. Allora, i viaggi della speranza sono legittimi, ognuno sceglie di fare quello che vuole. Certo. Però il trattamento alla fine è lo stesso in ogni parte del mondo. Certo. Innanzitutto, proprio per questo voglio ridire di nuovo l'importanza dell'AIOP, che negli anni 70 si è fondata questa associazione, che è l'Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, che ha dato la possibilità a ogni bambino italiano di essere curato bene nel proprio territorio. Perché? Perché vengono effettuati dei protocolli, vengono studiati e vengono anche scritti e realizzati dei protocolli che sono uguali in tutta Italia. Ma nonostante, oltre a un fatto terapeutico, anche ad una importanza diagnostica, perché tutti i midolli, tutta la citogenetica e tutti gli altri, la sierologia viene centralizzata in un unico posto, che è Padova adesso in questo momento, e quindi si ha la garanzia che la diagnosi venga fatta in maniera corretta in tutte le parti d'Italia. Quindi diamo la possibilità ad un bambino che, come dicevo, si ammala di una malattia cronica, perché dura ogni in media dura 2 anni una terapia per tumore, di stare vicino alla propria famiglia, di non perdere gli affetti, di continuare ad andare a scuola quando lo potrà fare, e quindi lei capisce che è una cosa fondamentale, e così evitiamo anche le migrazioni che sono state negli anni 70-80 veramente un grosso peso anche per la sanità. Quindi vogliamo parlare del suo impegno sull'altro fronte, cioè verso i colleghi che vogliono approfondire, vogliono diventare bravi come lei, insomma, ad individuare. Più che diventare bravi, io direi di creare, io credo che per seguire un bambino con tumore bisogna seguire, come dicevo prima, non soltanto dal punto di vista, solo porre il sospetto della diagnosi, ma nel momento in cui si è fatta la diagnosi bisogna seguirlo durante tutto il percorso, quindi il percorso chemioterapico con tutte le problematiche che questo comporta, e quando il bambino ce la fa, e noi ci auguriamo che siano sempre di più quelli, certo, a farcela, anche di seguirlo nel post terapia, quindi nel fuori terapia, perché ci possono sempre avvenire delle patologie o delle particolari problematiche che il pediatra di famiglia deve saper riconoscere. Per fare questo bisogna fare rete. Noi ormai sono 10 anni che io sento parlare di questa parola, la rete in tutte le parole. La rete spesso, mi permetta questo mio pessimismo, fa spesso acqua da tutte le parti. Allora, insieme con il dottor Jankovic, che è un oncologo pediatra dell'oncologia del reparto San Gerardo di Monza, e insieme alla dottoressa Tornesello, che è la pediatra oncologa di Lecce, abbiamo già 2 anni fa, nel 2014, abbiamo proposto un progetto, che è il progetto di un corso residenziale per pediatri di famiglia in oncologia pediatrica. Per residenziale si intende che vengono comprese tutte le regioni. Abbiamo già cominciato con la Lombardia a marzo, abbiamo fatto in Puglia a maggio, e a settembre, il 24 settembre, verrà fatto qui a Napoli nell'aula di biotecnologie. Questo corso cosa si propone di fare? Si propone sicuramente di unire e di creare un contatto tra il territorio e il terzo livello, per cercare di individuare ovviamente
chiaramente tutti i vari segni e i vari sintomi, segni di allarme, ma oltre a questo anche cercare di creare insieme una rete, cioè che il pediatra deve conoscere tutto quello che fa il centro di terzo livello e deve avere un supporto e deve avere delle persone alle quali rivolgersi in caso di necessità. E mi viene poi da chiederle anche questo, possiamo dare un'informazione ai genitori che magari impazziscono proprio sulla rete, su internet, sul web per trovare informazioni, possono far riferimento anche a voi genitori? Dove sì. Trovano le informazioni, gli indirizzi, allora, i riferimenti? Sicuramente la prima persona a cui devono fare a cui rivolgersi è sicuramente il pediatra di famiglia, perché il pediatra di famiglia può dare le indicazioni giuste anche delle persone giuste al quale rivolgersi. Quindi lasciate stare la rete, rivolgetevi al pediatra. Okay. Dottoressa Maria Giuliano, lei è stata gentilissima, soprattutto molto, molto dolce proprio nella voce, perché immagino i genitori che vengono buttati in questo stato di ansia, in questa disavventura, e nessuno deve mai augurare a nessuno. Io la ringrazio per ciò che fa, per le informazioni che ci ha dato. Noi abbiamo adesso un momento di pausa pubblicitaria e poi abbiamo un'altra ospite importante come la dottoressa. Abbiamo la mamma del tifoso Ciro Esposito, che come sapete non c'è più. C'è stata recentemente una sentenza di primo grado. La signora Leardi ha detto delle parole molto molto belle che probabilmente ripeterà anche qui. Io vi ringrazio, pubblicità e poi la signora Leardi.